Buon pomeriggio amici sportivi, siamo in collegamento dalla tensostruttura di Rutigliano per seguire la 14ª giornata del campionato di Serie A2, Girone C. La Virtus Rutigliano ospita il Futsal Cuba. 28-24 punti per la squadra ospite. Quinto posto in classifica a ridosso della zona playoff. 16 punti invece per la squadra rutiglianese con l'ottavo posto in classifica. Sarà sicuramente una partita molto molto bella. Posticipo della 14ª giornata. Si sono già disputate tutte le altre gare in previsione per questa giornata. Andiamo a dare uno sguardo ai risultati, dove il Barletta ha perso in casa contro l'Academy Futsal Marigliano per 3-2, Futsal Biceglie 1, Sandro Abate 6, vince il Cassano fuori casa contro la Salinis 3-2, San Michele 1, Real Rogit 2, perde anche Tenax Torronalba Castelfidardo contro il CMB Futsal Team 5-1. Fino ad ora sono tutti due i risultati che abbiamo visto per la 14ª giornata. Attendiamo quello che andremo a vivere tra pochi minuti tra Virtus Rutigliano e Futsal Cuba. Andiamo a vedere le due formazioni per la squadra ospite, con il numero 5 Basso, 8 Sgolastra, 11 Bagalini, 12 Moretti, 13 Zaccheo, 16 Perez, 19 Cimarrosti, 20 Deraugio, 21 Quanda Matteo, 23 La Medica, 33 Piovesan, 35 Vinicius. Dall'altra parte la Virtus con il numero 3 Achille, 4 Roppo, 5 Rotondo, 6 Petrizzelli, 8 Liotine, 9 Pozzi, 10 Ferdinelli, il capitano del Rutigliano, 11 Di Benedetto, 16 Maggiolini, 19 Primavera, 20 Paz, 22 Catalano. Per lo starting five del Rutigliano, che schiera tra i pali con il numero 16 Maggiolini, con il numero 20 Paz, Ferdinelli, Rotondo e Primavera. Questi i primi 5 scelti da mister Chiaffarato. Dall'altra parte il numero 12 Moretti a difendere i pali, con il numero 35 Vinicius, 16 Perez. Non riusciamo ad individuare gli altri due. Sarà proprio il Futsal Cuba a battere il calcio d'inizio. Attaccherà da sinistra verso destra dei nostri schermi. Completo nero dall'altra parte, completo giallo per la Virtus Rutigliano, che deve difendere il primo possesso. Recupera palla Ferdinelli, palla che però viene trascinata in fallo laterale. Vinicius, palla per Basso, la verticalizzazione a cercare Perez, palla che termina in fallo laterale, questa volta a favore del Rutigliano. È pronto a battere Ferdinelli per Paz, lancio profondo a cercare Rotondo, troppo lungo, può controllare senza problemi il numero 12 Moretti. L'apertura di Vinicius, palla che termina ancora fuori, altra rimessa laterale a favore Rutigliano, batte Ferdinelli nella zona di Primavera, di testa meglio di Vinicius, palla che si spegne ancora tra le braccia di Moretti, che va lungo di testa, la conclusione di Vinicius, si deve superare Maggiolini, palla che termina sopra la traversa. Primo calcio d'angolo del match a favore del Futsal Cuba, quando sono passati 40 secondi dall'inizio dell'incontro. Prova a ricevere Basso, intercetta Rotondo, palla che arriva dopo a Basso, che pensa alla conclusione, non c'è lo spazio per calciare. La verticalizzazione intercettata da Rotondo, che prova a ripartire, palla per Paz, si chiude bene il Futsal Cuba, lancio profondo, ancora di testa, ancora Maggiolini, di testa Perez. Seconda occasione identica per il Futsal Cuba, secondo calcio d'angolo per la squadra ospite, questa volta scelto Basso. La calcia palla che passa e finisce a un centimetro dal palo. Altra grande occasione per la squadra marchigiana.
con le mani Maggiolini, sbaglia però il rilancio che termina direttamente in fallo laterale. Deve ancora prendere le misure la Virtus alla quinta forza della classifica. Giro palla basso per Vinicius, ancora Vinicius prova ad andare via, la verticalizzazione subito a cercare Perez, palla che però esce, l'ultima a toccare proprio Perez, la rimessa a favore della squadra di casa, batte Ferninelli per Paz, la verticalizzazione a cercare Rotondo che prende posizione, protegge palla, ancora Rotondo, messo giù, calcio di punizione. Il fallo commesso dal numero 5 brasiliano del Futsal Cobà. Calcio di posizione affidato a Paz, palla per Ferninelli, lungo a cercare Rotondo, la gira di testa, la traversa, risponde così la Virtus con Paolo Rotondo, ex Atletico Cassano. La deviazione di Primavera, la rimessa a favore del Futsal Cobà, palla arretrata, prova a far uscire il rutigliano, la Futsal Cobà, intercetta Primavera, attaccato Vinicius, deve andare lungo Moretti, sbaglia però il lancio a favore di Perez, allora può recuperare Ferninelli e fa ripartire i suoi, chiede lungo Rotondo, il lancio è impreciso, mette giù senza problemi Vinicius, basso per Cimarrosti, ancora basso, palla per Vinicius, è buona, non ci crede però il numero 35 del Futsal Cobà. Allora Maggiolini ringrazia e va a far ripartire i suoi, Ferninelli sbaglia, attacca altissimo la squadra ospite, difficile impostare per capitan Ferninelli. Batte basso a favore di Cimarrosti, calcia Cimarrosti, intercetta Ferninelli di tacco, prova a mettere in movimento Paz, la palla è lunga, altra rimessa a favore del Futsal Cobà. Basso per Vinicius, quattro quinti sono brasiliani per il Futsal Cobà che adesso manovra sulla linea di centrocampo. Basso, prova a saltare Ferninelli che recupera bene, Paz per Rotondo, palla ancora imprecisa, c'è però un calcio di punizione per un fallo in precedenza su Ferninelli. Arriva con qualche secondo di ritardo il fischio del direttore di gara, chiede spiegazione mister Campio Fiorito. Si riprende il gioco con Ferninelli che va a lungo, ancora da Rotondo, anticipa a basso, Paz calcia in due tempi, blocca Moretti, perde palla Perez, la recupera Primavera, Paz, Ferninelli, va via, secco, poi calcia, la conclusione di poco alta. Suona la carica, capitan Ferninelli, quando il Futsal Cobà va ad impostare, intercetta Paz, rimessa laterale, affidata a Mazzoni Vinicius, basso, prova ad andare via, secco, a Paz, ancora! La palla dentro, si divora un gol Perez, a due passi dalla porta, non riesce ad inquadrare nello specchio il numero 16, Juanillo Perez, con le mani Maggiolini, Ferninelli va da Paz, la palla è buona, calcia Paz in scivolata, un grandissimo recupero di Vinicius.
calcio d'angolo a favore Rutigliano. Paz vede Rotondo che calcia la palla, che in due tempi va a bloccare Moretti. Basso, chiude Primavera, rimessa laterale a favore Cobà. Masoni, palla per poi lascia il posto a un altro brasiliano, Piovesan. Calcio di punizione affidato al numero 5 Basso. Va lui dalla distanza direttamente in porta, colpito Rotondo, palla che termina in fallo laterale. Batte Vinicius, intercetta Pazzo, Rotondo fino in fondo, calcia ribattuto da Basso. Rimessa laterale a favore Rutigliano. Partita vivace in questi primi 4 minuti di gioco. Ferdinelli per Paz, c'è un cambio di rimessa. Fuori Cimarossi. Basso per Vinicius, lungo per il numero 20 De Araujo, altro brasiliano del Futsal Cobà che ha preso il posto di Perez. Batte proprio De Araujo, palla per Vinicius, lo scambio con De Araujo, la palla è uscita. Primavera, Ferdinelli lungo da Rotondo, ancora un passaggio impreciso da parte di Ferdinelli. Può riprendere il gioco il Futsal Cobà con un fallo laterale. Vinicius per Basso, De Araujo. Basso, un dribbling rischioso, perde palla, la recupera Rotondo che non riesce a calciare, poi deve mettere lungo Moretti. Rimessa dal fondo a favore Rutigliano. Con le mani Maggiolini, lungo da Rotondo, di testa meglio di Vinicius, non c'è nessuno però accanto a lui. Allora la rimessa è a favore del Futsal Cobà. De Araujo per Basso, in campo sgolastra per Vinicius, lancio lungo di Moretti, ma Giolini recupera e mette subito in movimento Pazza, la palla è lunga dall'altra parte. De Araujo per Piovesan che tocca di fatto il suo primo pallone da quando è entrato in campo. Basso per sgolastra, Piovesan, De Araujo, sgolastra, Basso, De Araujo, attaccato da Pazza, commette fallo il numero 20 maglia gialla, calcio di punizione, il primo fallo del match. Occhio a Piovesan, chiude bene Ferdinelli che poi fa sparire il pallone. Paz, palla per Rotondo, 3 contro 2, Paz tu per tu con Moretti. Paz, Moretti in due tempi va a interrompere una grande azione offensiva del Rutigliano. De Araujo per Basso, Piovesan, l'intervento di Paz questa volta sul pallone,
La rimessa però a favore del Futsal Coba. De Raugio per Basso, Sgolastra. Collo Mancino, cerca Piovesan che riceve bene, poi non riesce a girarsi. Una serie di rimpalli, interviene Primavera, palla che termina in fallo laterale. Sbaglia anche De Raugio e quindi la rimessa passa a favore del Rutigliano. Primavera per Ferdinelli. Tanto c'è stato un cambio, fuori Paz al suo posto. Parte Ferdinelli, dentro per Rotondo, mette fuori Basso. Rimessa laterale a favore Rutigliano, dall'altra parte batte sempre Ferdinelli. Dietro per Pozzi, l'argentino di Rutigliano. Primavera riceve, spalla alla porta, lo scarico per Rotondo, palla che resta lì, ancora Primavera, riparte veloce il Futsal Coba, interviene Ferdinelli, De Raugio, a spazio sinistra Piovesan, fa tutto da solo De Raugio, palla che termina alta. Fuori Primavera, dentro di nuovo Paz con le mani Maggiolini, Rotondo la mette giù, forse un contatto, non c'è fallo secondo il direttore di gara. De Raugio per Moretti, ancora De Raugio. Termina ancora in fallo laterale, partita molto spezzettata. Paz torna indietro da Maggiolini, ancora Paz, non ci sono linee di passaggio, la trova adesso Paz a favore di Ferdinelli, lo scambio tra i due, gioca bene adesso il Rutigliano. Piovesan anticipa Rotondo, altra rimessa laterale, batte Pozzi, Ferdinelli dentro per Rotondo, Piovesan, Sgolastra, lo scambio tra Basso e De Raugio, ancora tra i due Sgolastra, adesso prova a muoverla veloce il Futsal Coba, che però davanti trova ancora pochi spazi, attacca sempre molto alto il Rutigliano. Basso attaccato da Rotondo, deve andare al lancio lungo, regala palla a Paz, l'apertura per Pozzi che calcia, palla che termina ancora fuori. De Raugio, palla lunga a cercare Sgolastra, di testa Paz, intercetta bene, è entrato in campo Mazzoni Vinicius, batte Sgolastra, lo scambio con De Raugio, Vinicius per Piovesan, la palla imprecisa, Maggiolini ringrazia e fa ripartire i suoi, Paz per Rotondo che protegge bene, si gira, ancora Rotondo, messo giù! Calcio di punizione a favore Rutigliano. Un gran lavoro di Paolo Rotondo, che ha stoppato bene, si è girato, ha protetto palla ed è andato a guadagnare questo calcio di punizione interessante. Diverse le soluzioni per il Rutigliano, Rotondo, Ferdinelli e Pozzi. Si allontana Pozzi, solo Rotondo e Ferdinelli vicino alla sfera.
parte Rotondo direttamente verso la porta, palla che resta lì, poi Paz non riesce a servire Pozzi, ancora un super Moretti che adesso serve sgolastra, attacca Rotondo, deviazione in fallo laterale. Fuori De Araujo, Vinicius chiuso da Rotondo, sgolastra Vinicius, palla per Piovesan che riceve, poi calcia, chiude ancora Ferdinelli, pronto a battere il numero 23, la medica. Fuori Piovesan, al suo posto il numero 16 Perez, calcia sgolastra, conclusione altissima, Maggiolini con le mani per Rotondo, palla dentro per Paz, chiude Vinicius, calcio d'angolo a favore Rutigliano. È pronto a battere Ferdinelli, palla per Rotondo che va ancora a calciare, si coordina bene, conclusione però che termina un pochino fuori, con le mani Moretti, lungo dalla medica, troppo irraggiungibile per il numero 23, dall'altra parte rimessa per il Rutigliano, Maggiolini per Paz, Ferdinelli, Pozzi, Rotondo, intercetta la medica, poi prova a sfondare il Rotondo, vince un rimpallo alla medica, ultimo tocco è di Pozzi, la rimessa a favore del Futsal Cobà. Perez, Vinicius, la medica ancora per Vinicius, Bagalini, va via Perez, numero due volte, ancora Perez, Maggiolini, poi calcio alla medica, conclusione alta, due numeri mostruosi di Perez. Maggiolini ha regalato palla al Futsal Cobà, sbaglia però Vinicius, Primavera, Rotondo va a calciare, interviene bene Bagalini, rimessa laterale a favore Rutigliano, batte Primavera, Primavera per Rotondo che calcia forte, ancora Bagalini si oppone, time out chiamato da mister Chiaffarato, 9:30 giocati, 0-0 il risultato parziale tra Virtus Rutigliano e Futsal Cobà, rimessa laterale, batte Primavera per Ferdinelli, deve fischiare il direttore di gara, calcia Ferdinelli, palla lontanissima dallo specchio della porta. Con le mani Moretti, ancora una volta lunghissimo, Ferdinelli prova ad andare via, perde palla, poi la recupera solo per un attimo, Vinicius, Bagalini, chiude Paz, ultimo tocco di Bagalini, rimessa dal fondo a favore Rutigliano. Maggiolini, Paz per Rotondo, va a calciare Rotondo, ancora ci mette la mano Moretti, calcio d'angolo a favore Rutigliano.
batte Ferdinelli a cercare sempre il Rotondo che calcia. Un richiamo verbale da parte del direttore di gara ai danni di Moretti, l'estremo difensore del Futsal Cobà. Ferdinelli va da Rotondo, calcia col sinistro, non è il suo piede. Il rinvio con Maggiolini che ringrazia e poi va a servire subito Ferdinelli, spalla alla porta, protegge bene, arriva Paz, dentro per Primavera, palla che resta lì, deve liberare il Futsal Cobà, lo fa provando ad uscire, palla al piede, ancora Vinicius, palla dentro, Paz stava rischiando l'autogol, riesce a mettere fuori. Due occasioni, una per parte, prima Primavera non è riuscito a spingere verso la porta, poi dall'altra parte Paz stava per regalare un autogol al Futsal Cobà, che adesso perde palla, Paz riparte, si ferma, torna indietro, molto bene da Ferdinelli, ancora Ferdinelli, prova a fare tutto da solo, alla fine regala un fallo laterale. La medica per Bagalini, Vinicius, tocca Paz, altra rimessa a favore Futsal Cobà, sempre la medica per Bagalini, Vinicius dentro a cercare Perez, intercetta Primavera, Maggiolini evita il calcio d'angolo e riesce a guadagnare anche una rimessa laterale. Fuori Paz, dentro Pozzi, batte Primavera per Ferdinelli, Pozzi, Ferdinelli, Pozzi, prova a fare tutto da solo, poi Primavera deve proteggere palla, una palla non facile, apre a destra da Rotondo che prova a puntare, ancora Primavera, finta il destro, dietro per Ferdinelli che prova a calciare ma via Ferdinelli, due volte, ancora Ferdinelli, numero, mette fuori Bagalini, poi Maggiolini deve mettere in fallo laterale, esce bene l'estremo difensore del Rutiliano ed evita il contropiede. Bagalini, Vinicius, attaccato da Pozzi, rientra sul sinistro, la medica riceve, finta il destro, ancora la medica, chiude Pozzi. Ancora Futsal Cobà con Perez, calcia ancora Maggiolini, un calcio d'angolo. Si è fatto male cadendo Maggiolini. Grande parata sul tiro di Perez. Si rialza Maggiolini. 12 minuti giocati, 0-0 il risultato parziale. Palla dentro per Bagalini, Maggiolini non la tiene, poi la recupera Paz. Ferdinelli per Primavera, prova a fare tutto da solo, chiude Bagalini, rimessa laterale a favore Rutigliano, calcia Rotondo, conclusione altissima con le mani Moretti per Vinicius,
Bagarini, Vinicius, lungo per Perez, Ferdinelli lo sovrasta, fa ripartire i suoi, Rotondo pensa alla conclusione, la prova, chiude Vinicius, altra rimessa laterale a favore di Rutigliano. Primavera per Ferdinelli, Pozzi prova ad andare via, chiude la medica. Batte Pozzi per Ferdinelli, dentro a cercare Rotondo, una trattenuta, non c'è fallo, recupera Primavera, poi un contatto falloso, il fallo di Perez. Rotondo sulla sfera, vuole calciare da lì, parte Rotondo verso la porta, colpito Bagarini in pieno volto, non è finita, Ferdinelli chiude Bagarini, ultimo tocco però del capitano del Rutigliano, ci sarà rimessa dal fondo, battuta subito a favore di Vinicius. Piovesana, l'anticipo di Rotondo. Ferdinelli, Pozzi, prova ad andare via, ancora Pozzi, fa tutto da solo, si porta anche la sfera fuori. Riceve Vinicius, palla dentro a cercare Piovesan che in qualche modo passa, Vinicius, ancora chiude bene Primavera, palla per Rotondo, Ferdinelli, prova a diventare, torna indietro da Pozzi, Rotondo, Pozzi, Ferdinelli, dentro per Pozzi, palla troppo lungo. Vinicius si dimentica del pallone. Rimessa laterale a favore Rutigliano. Batte Paz che ha preso il posto di Primavera, Ferdinelli per Pozzi. Ferdinelli, Paz, Ferdinelli, ancora Paz. Attacca Vinicius, Paz riesce a guadagnare una rimessa laterale. Ferdinelli lascia a Maggiolini, lancio lungo nella zona di Rotondo. Moretti recupera senza problemi. Vinicius per Piovesan, spalla alla porta, calcia bene il numero 19 Scimarossi in due tempi, blocca Maggiolini e poi sbaglia ancora il rinvio, non riesce ad uscire adesso il Rutigliano con il Fuzzacobà che prova a prendere campo. Paz con la mano, calcio di punizione a favore Fuzzacobà, time out chiamato dalla squadra ospite. ...5.45 ancora da giocare nel primo tempo, si ripartirà con il calcio di punizione a favore del Fuzzacobà, 4 falli commessi dalla squadra ospite, 3 commessi da Rutigliano. Calcio di punizione affidato a Basso che sceglie a destra Vinicius, attaccato da Paz, non c'è spazio, si torna indietro da Basso. Scimarossi, Vinicius, cercato Piovesan, chiude Paz. Basso, Scimarossi, Vinicius, non si chiude il triangolo con Piovesan. Palla per Paz che la mette giù, poi Pozzi di petto, Paz dietro Ferdinelli, chiude Scimarossi, rimessa laterale battuta da Ferdinelli, Paz per Rotondo, chiude Basso, Maggiolini con le mani, palla ancora troppo lunga, non è riuscito a prendere ancora le misure l'estremo difensore del
Rutigliano, Vinicius dentro per Basso con la palla che gli resta lì, lo recupera Piovesano, Vinicius, Scimarosti, Piovesano, Basso, adesso ha preso un po' di campo il Futsal Coba che ha fatto chiedere ai suoi di salire. Basso, Piovesan, attaccato da Ferdinelli che tocca in fallo laterale, batte Cimarrosti, Basso, Vinicius per Piovesan, si gira, lo attacca Ferdinelli, ancora Piovesan dietro da Cimarrosti, va via Basso, finta di corpo, salta Pozzi, non Paz, rimessa laterale a favore Futsal Coba. Rotondo non rispetta la distanza, richiamo verbale per lui, deve ribattere Cimarrosti, palla per Basso, controllo con la suola, il blocco di Cimarrosti che poi si stacca a recuperare palla, ancora Basso sull'auto di sinistra, Cimarrosti, Vinicius, Piovesan, ancora spalla alla porta, ancora a proteggere palla, Basso per Cimarrosti, sempre possesso Futsal Coba, Vinicius, Cimarrosti, 1-2, si chiude bene, ancora Vinicius, fino in fondo, chiude Rotondo che neutralizza la progressione di Vinicius, Paz lungo, la deviazione sul fondo, rimessa a favore Rutigliano con le mani Maggiolini, Ferdinelli, lungo da Paz, ancora qualche problema anche per Ferdinelli nel calibrare il lancio lungo. Allora, nuova manovra del Futsal Coba con Vinicius, attaccato sempre da Paz che lo guarda dritto negli occhi. Vinicius per Basso, ancora dribbling facile di Basso, Piovesan, ancora super Maggiolini, fuori Cimarrosti, dentro De Araujo, calcio d'angolo Futsal Coba, 2.52 ancora da giocare in questa prima frazione, palla per il numero 8 Sgolastra, altra rimessa laterale, Basso calcia dalla distanza, chiude Ferdinelli, altra rimessa laterale a favore Futsal Coba, non secondo il direttore di gara che dà rimessa laterale a Rutigliano, molto sportivo Ferdinelli, restituisce palla direttamente a Moretti, Sgolastra per Piovesan, ancora Sgolastra, Basso per De Araujo, Piovesan prende posizione, si gira, lo chiude anche Ferdinelli, non c'è fallo, era a due passi il direttore di gara, rimessa laterale a favore Rutigliano, Maggiolini lungo per Rotondo di testa, Basso anticipa ma non riesce a servire da Araujo, la rimessa ancora a favore di Rutigliano, due minuti e 0-5 ancora da giocare, Paz, Ferdinelli dentro per Primavera, riceve molto bene, si gira, calcia, prima la deviazione di Sgolastra, poi Moretti in calcio d'angolo, fuori Piovesan, dentro Perez, Juanillo Perez, batte Ferdinelli, palla dentro regalata al Futsal Coba.
Moretti, lancio teso a cercare Perez, la mette giù, non la riesce però a tenere. Rimessa laterale, battuta subito da Paz. Ferdinelli con la suola per Paz. Rotondo, dentro per Primavera, gran palla, grandissima chiusura di Basso dall'altra parte, da Raujo per Perez, chiude Rotondo. Rimessa laterale, batte De Araujo. Palla per Sgolastra che non calcia. Ancora De Araujo, si accentra, calcia lui, palla deviata. Prova a prendere posizione Perez, Ferdinelli esce tra tre maglie nere in maniera elegante, tra gli applausi, Rotondo, calcia, palla sul fondo. Ancora una magia di Ferdinelli, che ha fatto sparire il pallone, è uscito al limite dell'area di rigore fra tre maglie nere con una Veronica che ha lasciato tutti a bocca aperta. Ha fatto un pochino meglio Rotondo nella conclusione. Dall'altra parte però Sgolastra deve superarne due, vince un rimpallo, Ferdinelli gli ruba palla, prova ancora a ripartire, Ferdinelli per Pazzo, secondo palo, Rotondo! Paolo Rotondo, il più classico dei gol del calcio a 5, palla sul secondo palo, si è fatto trovare Paolo Rotondo, 1-0 Rutigliano. Tutto nasce ancora da un grandissimo recupero di Ferdinelli, che è partito bene, ha servito a destra Paz sul secondo palo, Paolo Rotondo ringrazia e mette alle spalle di Moretti, 30 secondi al termine del primo tempo che vede in vantaggio la Virtus Rutigliano contro il Futsal Cobà, 1-0. Basso per Perez, saltato Ferdinelli, Perez calcia, chiude Paz, calcio d'angolo a 12 secondi dal termine della prima frazione, batte Perez per Sgolastra, ancora Basso, calcia, palla sul fondo, nessun problema per Maggiolini a 6 secondi dal termine, rilancio lungo, ancora in fallo laterale. Moretti va al lancio lungo, esce Maggiolini col pugno, non c'è più tempo, finisce qui il duplice fischio del direttore di gara, finisce il primo tempo tra Virtus Rutigliano e Futsal Cobà, in vantaggio la squadra di casa, 1-0, pochi minuti fa la rete di Paolo Rotondo. Noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, poi ancora insieme per il secondo tempo. Campo per il secondo tempo, Virtus Rutigliano, Futsal Cobà, si è chiusa la prima frazione con il Rutigliano in vantaggio, decide fino ad ora la rete di Paolo Rotondo, un'azione bellissima dove Ferdinelli ha recuperato palla, ha servito Paz sul secondo palo, si è fatto trovare prontissimo Rotondo, tante le occasioni che abbiamo visto nel primo tempo sia da una parte che dall'altra, ci è voluto un super Maggiolini per chiudere a reti inviolate il primo tempo, è stata una gran bella partita anche quella di Moretti che però non ha potuto far nulla sul gol di Paolo Rotondo.
De Araujo ad impostare per il Futsal Cobà, che adesso deve rimontare una rete di svantaggio. Basso per Vinicius, ancora Vinicius, dentro per Piovesan, chiude Ferdinelli, si torna indietro da Vinicius. De Araujo per Piovesan, basso De Araujo, attaccato da Paz. Piovesan riceve, un po' di spazio, ancora De Araujo, calcia, chiuso, ci sarà rimessa laterale a favore del Futsal Cobà. Batte De Araujo per Piovesan, che non riesce a calciare. Rotondo recupera palla, riparte il Rutigliano. Primavera prova ad accentrarsi, chiude Vinicius, rimessa laterale a favore del Rutigliano. Batte Primavera, palla per Ferdinelli. Paz dentro per Primavera, ancora lo scarico per Paz, chiude basso, la rimessa laterale a favore della Virtus. Rimessa laterale affidata a Primavera, palla per Ferdinelli, lo scambio con Piovesan che intercetta. Altra rimessa laterale a favore del Rutigliano. Paz per Ferdinelli, ancora Paz, si muove Rotondo, preferito ancora Ferdinelli dietro, che adesso prova a servire Rotondo. Chiama palla Moretti, non lo sente basso, rimessa laterale ancora a favore Rutigliano, che guadagna qualche metro, può alzare un po' il baricentro. Batte Paz, pronto a ricevere Rotondo, l'autore del gol che tiene in vantaggio il Rutigliano. Paz per Ferdinelli, calcia! Una grandissima conclusione, palla che fa la barba alla traversa. Vinicius, Piovesan, lo scarico per basso, impreciso. Altra rimessa laterale a favore Rutigliano. Batte Paz, Ferdinelli, Rotondo. Auto di sinistra, attaccato da De Araujo, sbaglia il suggerimento, riparte veloce il Futsal Cobà. Con la palla che termina ancora in fallo laterale, non la riesce a tenere il numero 20 del Futsal Cobà. Ferdinelli dentro per Paz, una gran palla, la mette giù bene Paz. Moretti si oppone, non è finita però, anzi sì, la palla è uscita. La rimessa sarà a favore del Futsal Cobà. Batte De Araujo per basso. Vinicius prova ad andare via, palla che termina fuori. Ancora qualche problema in fase offensiva per il Futsal Cobà. Batte Paz per Ferdinelli, palla lunga di Maggiolini, Rotondo di testa, palla che resta lì. Primavera la recupera, poi cerca Rotondo, chiude basso, un gran bel difensore quello del Futsal Cobà. Ferdinelli per Paz, prova a cambiare passo, poi resta lì. Vinicius tocca, la rimessa è a favore del Rutigliano. Batte Ferdinelli, palla per Rotondo, capisce tutto Vinicius che la mette giù di petto. Dietro Moretti, basso, la deve buttare fuori, non c'è stato il movimento giusto da parte di Piovesan. Batte Ferdinelli, che regala il possesso al Futsal Cobà. De Araujo, Vinicius dentro per Piovesan, chiude Paz,
Rimessa laterale a favore Futsal Cobà. Batte Vinicius per basso. De Raujo. Vinicius per Piovesan. Si gira Piovesan. Dietro Vinicius. Basso. Vinicius, Piovesan si gira, calcia il palo di Piovesan, ma che gran bel lavoro da parte del numero 33. In un secondo si è girato e ha calciato. Lancio lungo troppo per Rotondo, riparte il Futsal Cobà con Vinicius. De Araujo, basso, ancora De Araujo per Piovesan. De Araujo, basso, chiude Rotondo. De Araujo, ancora basso. Vinicius recupera Paz che prova a partire, poi regala una rimessa laterale al Futsal Cobà. Basso. Prova a saltare Rotondo, si trascina la sfera fuori. Paz per Rotondo, che non riesce a tenere la sfera. Fuori da Araujo, al suo posto la medica. Vinicius, la medica. Ancora Vinicius, chiude Rotondo, calcio d'angolo a favore Futsal Cobà. Basso. Vinicius, la medica. Basso per Piovesan. Si gira Piovesan, poi torna indietro. Basso, prova a calciare Ferdinelli, anzi Rotondo lo intercetta. Piovesan, scivola Ferdinelli. Basso, la medica. Vinicius, dentro Piovesan. Vinicius, prova a dare ritmo il Futsal Cobà. Basso per l'America. Calcio a basso, conclusione alta. Con le mani Maggiolini per Rotondo, anticipo secco di Vinicius. 3 contro 2, l'America, Piovesan per Vinicius. Grandissimo, grandissima chiusura di Pozzi. De Araujo, palla dentro per Piovesan, non si chiude l'1-2, calcia Piovesan, chiude Ferdinelli. L'America per De Araujo, va a calciare lui, tocca Ferdinelli. Pozzi evita il fallo laterale, recupera palla Moretti. L'America, Vinicius, chiude Pozzi che non riesce però a ripartire. Ancora Vinicius, De Araujo, Vinicius, l'America, Piovesan, De Araujo, Vinicius sbaglia. Una serie di passaggi infiniti da parte del Futsal Cobà. Fuori Piovesan, dentro Perez. Paz, Rotondo. Rimessa dal fondo a favore Futsal Cobà. Vinicius, la medica. De
Araujo. Vinicius. Perez prova ad andare via, chiude Paz. Ferdinelli per Rotondo, gran palla, prova a metterla giù, ancora qualche problema con l'aggancio, la verticalizzazione di De Araujo intercettata. Ci sarà la rimessa dal fondo a favore del Futsal Cobà, il calcio d'angolo, chiedo scusa, calcia Vinicius, rimessa dal fondo a favore Rutigliano. Rotondo attende Paz, lo serve, finta il destro, palla dentro, Pazzi, 2-0 Rutigliano. Come nel primo tempo, azione perfetta del Rutigliano, recupera Rotondo, Paz sempre sul secondo palo, questa volta l'esecutore Pozzi, occhio però a Perez con Maggiolini che va a recuperare in due tempi. Ferdinelli, palla per Rotondo, Vinicius di testa, l'ultimo toccare è Rotondo, De Araujo, adesso sono due i gol da recuperare per il Futsal Cobà. Perez, i fischi da parte dei tifosi del Rutigliano, si gira Perez, chiude Pozzi, poi raddoppiato da Ferdinelli, Perez mantiene ancora il possesso e non riesce a calciare, le proteste da parte di Perez. Rimessa dal fondo a favore Rutigliano, Maggiolini con le mani, time out chiamato dal Futsal Cobà, si riparte con la manovra del Futsal Cobà, Perez, Vinicius, 2-0 Rutigliano, prima Rotondo, poi Pozzi, Vinicius dentro per l'America. Recupera palla Pozzi che fa tutto da solo, prova a ripartire, poi regala palla a Vinicius, De Araujo, la medica, Vinicius, tocca Pozzi, Ferdinelli mette giù, poi di tacco, provato a servire Rotondo, Paz, Rotondo, calcio dalla distanza, conclusione fuori. Occhio a Perez che prova a girarsi con le mani, Maggiolini, palla, l'ennesima, un fallo laterale, intanto è stato allontanato un componente dello staff del Futsal Cobà, probabilmente per proteste. Si riprende il gioco con Vinicius, palla per Perez, chiude Ferdinelli, rimessa laterale affidata a Vinicius, fuori l'America, dentro Cimarrossi, palla dentro per De Araujo, intercetta bene Maggiolini, resta ancora davanti il Futsal Cobà, altra rimessa laterale, batte sempre Vinicius, chiude Ferdinelli, Pozzi, Paz, ancora Ferdinelli, gran dribbling su Vinicius, poi Paz a destra, Rotondo, un po' di spazio, può puntare Perez, Rotondo, fino in fondo,
messo giù, calcio di punizione a favore Rutigliano. Sulla sfera c'è Ferninelli, palla per Rotondo, petto, poi calcia, conclusione alta. Cimarrossi per Vinicius. Cimarrossi, De Araujo, Vinicius si accentra, poi intercetta Paz. Rimessa laterale affidata a Vinicius. Recupera palla Rutigliano. Paz va via veloce. È un 3 contro 2. Paz dentro per Rotondo. Palla che resta lì. Ultimo tocco è di Moretti. Ci sarà calcio d'angolo a favore Rutigliano. Calcio a Rotondo. Palla che termina fuori. Ne ha fatti tanti di gol così Paolo Rotondo, oggi autore di una rete, la prima, quella che ha sbloccato il risultato. Vinicius inciampa sul pallone, poi regala palla a Paz, che calcia! Una grandissima conclusione che termina di poco lontano dall'incrocio dei pali. Con la mano Paz, calcio di punizione, battuto subito Perez, va via secco a Ferdinelli, calcia Cimarrossi, ancora Maggiolini, chiude la sala cinesca, Rotondo vince un rimpallo, prova ad andare via, messo giù da Perez, altro fallo del numero 16, altro calcio di punizione a favore Rutigliano. Riprende il gioco con una vistosa fasciatura alla mano per Maggiolini. Rimessa laterale a favore Rutigliano, batte Paz, palla per Rotondo, recupera palla Piovesan, esce Maggiolini che la spazza più lontano possibile. Basso Cimarrossi, De Araujo, basso, palla per Moretti, ancora Cimarrossi per Piovesan, palla direttamente in fallo laterale. 9 minuti ancora da giocare, 2-0 in vantaggio Rutigliano sul Futsal Coma. Ferdinelli, Pozzi, palla troppo lunga per Ferdinelli, Moretti per Cimarrossi, Bagalini per Basso, recupera palla Paz, che calcia, palla sul fondo, ancora un grande pressing premiato da Paz, che però non è riuscito a mettere alle spalle di Moretti. Dall'altra parte Piovesan, Bagalini, basso per Cimarrossi, sguscia il numero 19 del Futsal Coba, Bagalini, Piovesan si gira, poi va a calciare, palla sul fondo,
con le mani Maggiolini. Palla per Rotondo, preciso per Pozzi, gli toglie palla, bene Cimarrossi, Piovesan, basso, Paz intercetta, ma ancora Fuzza al Cobà, Cimarrossi, basso per Piovesan, riceve, calcio a Piovesan, palla sul fondo. Ferdinelli, bene per Paz, grande aggancio di Paz che ancora non riesce a calciare, poi Rotondo recupera palla, calcia Bagalini forse con un braccio, non secondo il direttore di gara, ci sarà solo rimessa laterale a favore Rutigliano. Primavera per Ferdinelli, Paz ancora va via, numero di Paz, palla sul fondo, non di molto. Piovesan, Ferdinelli prova a liberare, palla ancora per Piovesan, la medica per Basso, intanto è pronto a schierare l'uomo di movimento, il Futsal Cobà, fuori Moretti, dentro Cimarrossi, e allora incomincerà sicuramente il giro palla lento. Calcia Cimarrossi, ci sarà il calcio d'angolo, con calma alla ricerca dello spazio, il giro palla del Futsal Cobà, dentro Vinicius, la deviazione in fallo laterale, ancora Futsal Cobà a 7 dal termine, mister Campio Fiorito si gioca l'uomo in più in mezzo al campo, sbaglia Vinicius, allora deve andare in pressing alto il Rutigliano, Vinicius recupera palla Rotondo, porta vuota, Rotondo, Paolo Rotondo, 3-0 Rutigliano. Se ne è giocata nel peggior modo possibile l'uomo in più in mezzo al campo, il Futsal Cobà, che adesso deve rimontare tre reti, una palla orizzontale dove Rotondo è stato abile a intercettare e preciso nel mandarla alle spalle dove la porta era ormai sguarnita da Araujo, l'America per Cimarrossi, calcia Primavera in scivolata. Non è finita però, basso, Vinicius, la palla è uscita. Time out chiamato dal Futsal Cobà. Sei minuti ancora da giocare. Il rinvio lungo di Maggiolini, con le mani Moretti per Vinicius, la medica, lungo, palla regalata a Rutigliano, che conduce per 3-0, doppietta di Rotondo, la rete di Pozzi. Tocca l'America, altra fallo laterale a favore Rutigliano. Primavera regala palla a Vinicius, palla dentro, chiude Paz, Rotondo va via, bene Rotondo, ancora fa tutto da solo, poi servito Paz, la conclusione, Moretti dice di no dall'altra parte, da Araujo, veloce, Primavera chiude. Calcio d'angolo battuto, arretrato, perché adesso il Futsal Cobà ha nuovamente l'uomo in più in mezzo al campo, da Araujo, l'America dentro, Primavera calcia, non riesce ad inquadrare la porta, sguarnita. Vinicius, basso, da Araujo, ancora basso, Vinicius, basso,
da Araujo, la menica dentro per Vinicius, non riesce a calciare. Cimarrossi ci prova dalla distanza, Maggiolini, palla che termina lontana dallo specchio. Allora Cimarrossi per Vinicius, palla lunga regalata a Ferdinelli, dentro per Paz, palla un po' lunga, rimessa laterale a favore del Futsal Coba, basso, recupera Rotondo, dentro per Paz, chiude la medica. Adesso un po' in difficoltà il Futsal Coba, che fa rientrare tra i pali Moretti. Primavera per Ferdinelli, che sbaglia, deve mettere fuori Maggiolini. Basso, ancora uomo più in mezzo al campo, De Araujo, basso, Vinicius, basso, ancora De Araujo, basso, Vinicius, Cimarrossi, Vinicius, basso, la medica, attaccato da Paz, basso la medica, De Araujo perde palla, rimessa laterale a favore di Rutigliano, che può respirare. 4-14 ancora da giocare, sempre 3-0 Rutigliano. Paz per Maggiolini, lungo da Rotondo, ancora una volta fuori. Vinicius recupera Primavera con le mani, Moretti lungo di testa, Ferdinelli, Maggiolini blocca, palla per Paz, recupera prima De Araujo, poi basso De Araujo, basso per Vinicius, Cimarrossi, basso Vinicius, la medica, dentro Maggiolini, due tempi blocca, porta ancora sguarnita, calcia Maggiolini, palla sul fondo. Da Araujo, Cimarrossi, chiude Paz, ancora Maggiolini con le mani per Rotondo, che non riesce a mantenere il possesso. Vinicius per la medica, Vinicius, Cimarrossi, Vinicius, la medica, De Araujo, calcia Maggiolini, mette il calcio d'angolo, la medica. Cimarrossi, basso, Vinicius, basso, De Araujo, ancora basso, Cimarrossi, calcia lui, recupera Paz solo per un attimo, ancora De Araujo, calcia anche lui, chiude Primavera, ripartenza Rutigliano, che cerca ancora la conclusione, palla che termina alta, De Araujo per la medica, altra ripartenza. Palla che termina in fallo laterale però a favore Rutigliano. Paz per Maggiolini. Palla sul fondo. De Araujo, Vinicius, occhio adesso, 2 contro 1, ma un altro gran recupero di Paz. Primavera protegge, si gira, Ferdinelli, ancora Primavera, ancora Ferdinelli, Paz, Ferdinelli, Paz, dentro Ferdinelli, che gran bella trama di gioco, interrotta da Basso, recupera Primavera, Basso, De Araujo, Basso, 1 e 30, ancora da giocare, De Araujo,
Cimarrosti, Vinicius, calcio a Cimarrosti, colpito Ferdinelli, Primavera non riesce a recuperare palla. Allora ancora basso, Vinicius chiude Ferdinelli. Basso. D'Araujo. Cimarrosti. Sbaglia la medica. Ultimo minuto di questo match che vede in vantaggio 3-0 il Rutigliano. Perde palla Rotondo, chiude ancora Paz che ha corso tantissimo. D'Araujo, la medica, Ferdinelli scivolata. D'Araujo. Basso. Vinicius. D'Araujo. La conclusione alta. Paz, palla per Ferdinelli che arriva veloce sull'auto di sinistra, la medica serve Vinicius. D'Araujo, attaccato da Ferdinelli, la medica, ancora D'Araujo, calcia con le mani Maggiolini, mette lungo, Moretti recupera, D'Araujo, Vinicius si accentra, l'apertura, palla che termina in fallo laterale a favore Rutigliano quando ormai è finito il match. Triplice fischio, vince la Virtus Rutigliano, lo fa facendo 3 gol al Futsal Coba subendone 0. Una gran bella partita, perfetta sotto tanti punti di vista per i ragazzi di mister Chiaffarato, tantissima corsa per Paz e Primavera. 2 gol per Paolo Rotondo, partita di grandissima qualità per Ferdinelli, un super Maggiolini che ha parato davvero l'impossibile quest'oggi. Torna a vincere la Virtus Rutigliano, lo fa tra le mura amiche proprio qui a Rutigliano, alla Tenso Struttura, dove è riuscito a battere il Futsal Coba, la quinta forza della classifica. Siamo a caldo con mister Chiaffarato, tecnico della Virtus Rutigliano. Oggi risultato importante, una vittoria, avete fatto 3 gol al Futsal Coba, la quinta forza della classifica, ne avete presi 0, tanti punti positivi a mio avviso. La corsa di Paz e Primavera, hanno corso tantissimo, le due reti di Paolo Rotondo e un immenso Maggiolini tra i pali. Sì, bravissimi tutti i ragazzi, non era facile giocare contro questa squadra che ha tanta qualità, è un'ottima squadra, sicuramente si sono trovati in difficoltà su questo campo, lo nascondo anche noi. Abbiamo fatto una partita, una grande partita, Rotondo 40 minuti, Ferdinelli 40 minuti, Paz 35, quindi hanno giocato tantissimo, l'abbiamo interpretata meglio noi rispetto a loro, abbiamo giocato bene in fase difensiva, ci sono state delle ottime parate da parte del nostro portiere e quindi ci è andato tutto bene. Un'ottima partita perché, e bravi ragazzi perché oggi veniva a mancare un giocatore importante a noi, un leader in squadra, un centrale difensivo dove comunque Ferdinelli l'ha sostituito in modo egregio, però il suo peso in campo si sente, io sto parlando di Leggero che oggi era squalificato. Comunque un'ottima prestazione, ottimi 3 punti per la nostra classifica.
segnali positivi, salite a 19 punti in classifica, adesso però vi aspettano tre partite non facili, due fuori casa e una in casa contro l'Atletico Cassano. Sì, ormai noi siamo questi, ripeto, mancava Leggero, entriamo in partita, in settimana ci divertiamo, cerchiamo di fare il meglio, non guardiamo la classifica perché siamo oggi possiamo vedere ancora meglio dal di sotto, quindi ci divertiamo, affrontiamo ogni gara come oggi. Grazie a mister Chiafarato e complimenti ancora per la vittoria. Grazie a voi, salve. Dalla tenso struttura di Rutigliano è davvero tutto, noi vi ricordiamo il risultato finale, Virtus Rutigliano batte Futsal Cobat 3-0, noi vi auguriamo il più cordiale e buon proseguimento di serata.